Avete mai provato a comprare abbigliamento invernale d'inverno? Ma certo che no, cazzo! Trovi già la roba primaverile! Se hai freddo e corri ai ripari, nelle migliori delle ipotesi esci dal negozio con un costume da bagno. Io voglio amare te, ma non importa. Quello che cerco è già realtà. E California stai, non posso stare qui senza far nulla. Voglio sognare ancora un po', grazie a Daniele lo farò. Se mi sveglio so che sarà ok. Dormire, mangiare, scartare, mangiare, consegnare, girare, mangiare, giocare, mangiare, salutare, mangiare, rivedere. Mangiare l'ho già detto? Queste sono le parole con cui si può riassumere le vacanze natalizie. E il 24 c'è la cena della vigilia. E il 25 il pranzo di Natale. Il 26 quello di Santo Stefano. E il 31 il cenone. Anno nuovo, vita nuova. Sì, vita nuova perché si è allargata insieme ai buchi della cintura. Badum. Ma facciamo mente locale di questi giorni. Le vacanze di Natale sono probabilmente le più faticose tra tutte le vacanze. Ci sono diverse prove fisiche da affrontare e le donne sono indubbiamente più fortunate. Ad esempio, noi uomini soffriamo della cosiddetta sindrome da intimissimi. Infatti la maggior parte di noi si caga in mano ad entrare da intimissimi. Perché abbiamo il terrore di questa situazione. Buongiorno, vorrei comprare un completino intimo. Ma certo, che te li apporti? No, non è per me. Sì, dai, lo sappiamo tutti che è per te. Posso giurarlo, è per la mia ragazza. E dov'è questa fantomatica ragazza? Ma è un regalo, è a casa. Sì, a casa, è la scusa più vecchia del mondo, birbantello. Comunque sia, per evitare queste situazioni, che tra l'altro non capiteranno mai, mettiamo subito le mani avanti. Buongiorno, sono qui per la mia ragazza e vorrei prendere un regalo per la mia ragazza. Che cosa mi consiglia per la mia ragazza? Sa, non so che cosa voglio prendere per la mia ragazza. Se dite ancora una volta per la mia ragazza, si apre un wormhole che vi risucchia in una dimensione parallela in cui i gatti sono i padroni del mondo e praticano il nazismo. Sieg Heil! Und der Deutsche Volk Sieg Heil! La situazione non cambia se opti per i trucchi. Ti ritrovi in situazioni simili anche nel reparto cosmesi. Minchia zia, vorrei comprare un rossetto per la mia madre. Mi dica, quale marca vorrebbe? CO2, che cosa complicata, ci sono pure diverse marche. Ma certo, abbiamo Chanel, Dior, Kiko, Colistar, L'Oreal, Tom Ford. Wow, anche io make up, io voglio spendere poco. Allora ne compri uno della pupa. Perché? Beh, non costa tanto, è una via di mezzo. E poi chi ti ama, ti pupa. Sì, pupa, pupami la fava. Sì, vabbè, quando ho assistito a questa scena mi aspettavo di veder saltare fuori De Sica e Boldi da dietro al bancone. Comunque, risolto il problema dei regali, cominciano i gironi con i parenti, pranzi e cene. Vi mettono talmente tanta roba nel piatto che quando lo guardate vi rendete conto perché c'è ancora fame nel mondo. Cacchio, avete tutto voi nel vostro piatto. E mentre stai ancora guardando il cibo, se ne escono con... È buono! Ma è buono cosa? In questa puntata di Masterchef, vostra madre ha preparato un tacchino ripieno di pollo, ripieno di quaglia, con una spigola nel culo. Riuscirà ad impressionare Carlo Cracco? Chef Cracco! Chef Cracco, ma è buono! Carlo Cracco, so che stai guardando questo video. Di qualcosa quando assaggi i piatti, sei meno espressivo di un robot che cerca di cantare i Queen. Parliamo finalmente dei parenti. Escludiamo i classici e parliamo di quelli che vediamo raramente. Ne esistono di diverse categorie. Ci sono quelli che quando li vedi entrare in casa tua vorresti esordire con: e tu chi cazzo sei? E mentre stai già componendo il 112 sul cellulare, si avvicinano a te dicendoti: Daniele, quanto ti sei fatto grande! Ma ti è venuta pure la barba! Ma che roba, quasi come la mia! Ma ce l'hai la fidanzatina! Mamma mia, quanto sei cresciuto! Perché non mi ricordo di te? Ma come? Sono zia Annunziata! Perdonami zia, non mi ricordo proprio. Quando ci siamo visti l'ultima volta? Ma dai, sarà stato appena 25
25 anni fa ti ho visto nascere, eri nella culla dopo il parto. Che memoria di merda, scusami se non mi ricordo di quando avevo il flagello ed ero ancora uno spermatozoo. Poi ci sono i parenti filosofi, li vedi solo a Natale, dispensano l'aria con perle di saggezza. Se nevica è un problema. Perché dovrebbe essere un problema? Quest'anno la neve cade acida e amianto grattugiato e forfora. Ma se tutto va bene... tutto va bene. Un applauso allo zio filosofo. Ma i vincitori tra i parenti sono i figli dei parenti. Dei tamarri senza fine che si siedono vicino a te mentre sei stravaccato sul divano. Sei pieno come un uovo, fai fatica a tenere gli occhi aperti e stai cercando di fare finta di guardare un film. E appena loro aprono bocca tu perdi tutto il filo logico. Che cosa stai guardando, zio? Un film. E come si chiama? Bastardi senza gloria. Chi è quello con la faccia da pirla? È il protagonista. E quell'altro figa power? Sì, ma se non hai visto il film è inutile che ti... Che ha detto quello? Non lo so, stavo parlando... È questo che ha detto mentre ti ho chiesto che ha detto quello? Senti, metto pausa così mi fai tutte le domande che vuoi. Che film di merda, no no, non voglio disturbarti. Ditemi che odiate anche voi quelli che non stanno seguendo un film e se ne escono con... Che film di merda. Non sono delle persone, sono delle capre parlanti. Ma c'è una cosa che proprio mi motiva a non rimpiangere le vacanze natalizie. Il Capodanno. O meglio, non il Capodanno in sé. Mi piace fare il conto alla rovescia perché mi sento tanto Houston. Io odio i botti di Capodanno. A parte che ogni anno schiatta qualcuno o ci sono dei feriti. E con tutto il cuore vi dico: bravi pirla che comprate petardi illegali. E poi non riesco a comprendere l'utilità o il divertimento di un petardo. In che potenza, zio, che ho fatto? Che hai fatto, zio? Mi sono comprato una scatola di Raudi e di Magnum. No, sei troppo re degli artificieri, e ora? Come ora? E ora li accendo e faccio saltare in aria qualcosa. Sì, dai, figata! Guarda qua! Mega esploso! Bello, un gran divertimento. Non ridevi così dai tempi del nazismo. Quindi, ricapitolandolo, le vacanze sono belle, ci mancherebbe. Io sto solo cercando di aiutarvi a superare lo stress da rientro. Concentrandoci su questi aneddoti, forse riusciremo a riprendere un sereno corso lavorativo o scolastico. Per vivere bene bisogna pensare positivo. E per vivere una vita positiva in un momento apparentemente negativo, bisogna prendere i lati negativi di una cosa positiva vissuta prima di un momento apparentemente negativo. Ma ci abbiamo capito veramente qualcosa da questa frase? No, ma vi assicuro che riascoltandola potreste carpirne un significato molto profondo. E se neanche questo vi consola dal post Natale, pensate che in giro c'è chi sta peggio di voi. E per concludere la puntata di oggi, la ragazza sexy ci dimostrerà che per tornare alla vita di tutti i giorni basterà pensare alle figure di merda fatte durante il Capodanno per dimenticare tutto quanto. La scorsa volta vi ho chiesto: cosa bisogna fare prima di morire? Scoprire chi è la moglie di Ted Mosby in I Am Your Mother. Bisogna fare un video di risposta a Daniele Lasemante. Prima di morire volevamo sapere una cosa. Ma che cazzo significa magnema? E andare da una tua prof che te ne ha fatte passare di tutti i colori e dirle quanto cazzo la odi. Un bacione da Daniele, California, e al prossimo video. Vi ringrazio per le risposte e vi lascio con la seguente domanda: come pensate che sia il 2013? Vi prego di rispondermi con un video aggettivo di risposta di pochi secondi qua sotto e non là sopra. E ora passiamo ai saluti. Saluto Alissa che ha la maglietta California, Andrea e Giorgia, Carla, Chiara, Daniele e Belen, Gianluca, Lollo e Matteo. Sono Daniele Doesn't Matter e se il video non vi è piaciuto, magnema! Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California e al prossimo video! Whee! Mi mette terribilmente in imbarazzo quando la gente sul treno seduta vicino a te comincia a fissarti, senza motivo. E tu con discrezione cerchi di non fissarla a tua volta. Quello che cerco è già realtà, e California sai si sa.
Non posso stare qui senza far nulla. Vorrei volare insieme a te per ritornare a ridere. Serena il cuore avanti guarderà. Si chiama fantasia, quella che aiuta a dar di più. Le idee distorte del futuro erano dure da mandar giù. Daniele mi ha tirato su, adesso son cresciuto e così sto bene. Insieme a lui valgo di più. Io sarò io e tu resterai tu. Io voglio amare. Daniele, tanti auguri di buon anno. Un bacione alla mamma, California, e al prossimo video. Whee!